davvero assurdo, sono in centro, downtown, e non c'è nessuno in giro, perlomeno non così tanta gente che usualmente c'è. Diciamo che oggi è il giorno di riapertura dei negozi, di tutti i negozi, però solo su appuntamento, comunque con un numero limitato dentro il negozio stesso, ma vi spiegherò bene dopo. Mamma mia, tira un vento davvero assurdo. Rientro in macchina così vi spiego un po' cosa sta succedendo qui in Canada. Oh my god! Wow! Come in tutto il mondo, anche qui in Canada, naturalmente gli effetti del Covid-19, del coronavirus, si sono fatti sentire. Anche se non come in Italia, ovvero qui non abbiamo avuto un vero e proprio lockdown, una vera e propria quarantena, ma comunque ci sono state delle ripercussioni economiche e lavorative, insomma, in tutto il Canada. E oggi vi parlerò un po' di come abbiamo vissuto qui in Canada, come ho vissuto io e penso anche altri canadesi, questa quarantena. Sono venuto al Trillium Park, che è qui all'Ontario Place, in pratica downtown. C'è anche il Budweiser Stage e come vedete tutto il parcheggio è completamente deserto e chiuso. Prima di andare nel clou del video, comunque vi invito ad iscrivervi al canale e a cercarmi su Instagram, dove rispondo direttamente in direct alle vostre domande sul Canada, quindi non so, se avete qualche domanda venite a farla anche lì. I numeri in Canada non sono stati così alti come in Italia, ma la cosa che a me lascia insomma un po' sconcertata anche per i telegiornali, un po' per insomma quello che viene detto in TV, qui in Canada ci viene detto il numero delle persone testate, ovvero che sono circa 1,5 milioni di persone su 37 milioni di canadesi, di cui circa 78.000-80.000 persone diciamo risultate positive, e di cui tra i 5.000 e i 6.000 morti ad oggi, al 19 maggio. Ma comunque secondo me limitare il numero di contagi è lo stile di vita canadese, ovvero come vedete io sono in macchina in questo momento e la maggior parte del tempo dei canadesi è spesa in macchina, diciamo per andare e tornare dal lavoro, circa diciamo 2 ore al giorno i canadesi lo spendono in macchina. Qui i canadesi, anche per andare in banca o per prendere un caffè, non scendono dalla macchina. In Italia si entra al bar per prendere il caffè, ci si appoggia sul bancone, ci si scambia un saluto con un conoscente, mentre qui in Canada anche il caffè, per esempio, che è una cosa stupida, si prende dalla macchina con i drive-thru, e soprattutto si utilizzano delle tazze usa e getta, quindi anche questo secondo me fa davvero tanto. Io conosco davvero tantissimi bar italiani che insomma, non so adesso, ma prima della chiusura non è che erano così puliti, e non sto dicendo che gli italiani sono sporchi e i canadesi sono puliti, ma è semplicemente un modo diverso di fare le cose, e anche per esempio in un caffè, come ho detto, è una cosa abbastanza rilevante. Devo dire che guidare in downtown senza traffico, perché veramente non c'è traffico, è qualcosa di davvero strano, perché sono abituato ogni volta che vengo qui almeno a mezz'ora solo per uscire fuori dal centro, mentre in mezz'ora qui sono venuto e probabilmente tornerò anche a casa. Un altro fattore che secondo me ha inciso davvero tanto e che appartiene comunque allo stile di vita canadese e alla cultura canadese è quella di non avere, già nella normalità, tanti contatti con il proprio nucleo familiare. E mi spiego meglio. A parte i casi in cui magari si vive con i propri nonni o con tutta la famiglia, qui non è che le famiglie si incontrano tutte le settimane, ovvero ci sono periodi in cui magari le famiglie si incontrano una volta al mese o una volta ogni 2 mesi, appunto perché la vita di tutti è spesa in modo diverso, ovvero si lavora, si viaggia magari 1 ora, 2
al giorno per andare e tornare a casa, e quindi non si ha quella cultura di andare a trovare i parenti, che ne so, ogni domenica o ogni giorno come facevo io con i miei nonni. Io ogni giorno andavo a prendere il caffè dopo lavoro a casa di mia nonna, per esempio. Questo appunto secondo me ha influito sullo spargimento del virus, perché comunque è inutile negarlo, le persone più anziane sono quelle più a rischio. Collegato a questo discorso c'è anche da dire che i canadesi dal 14 di marzo, da quando appunto è stata emanata l'allerta nazionale, e si sono tenuti a distanza. Io ricordo le prime settimane dal 14 nessuno usciva davvero, a parte per le spese essenziali come appunto fare la spesa, cibo e queste cose qui. Io non vedevo davvero nessuno e continuavo ad andare al lavoro tutti i giorni, quindi veramente le strade vuote, non c'era nessuno per la strada. E tutt'oggi, che è il 19 di maggio come ho già detto ed è il primo giorno di riapertura di tutti i negozi, non c'è così tanta gente in giro. Ma quali sono state le ripercussioni economiche e insomma sulla vita reale dei canadesi? C'è da sapere che in Canada è molto più semplice licenziare, ovvero non esiste la cassa integrazione o cosa del genere. C'è un fondo che si chiama Employment Benefit, che è in pratica un'assicurazione nazionale che in causa di perdita di lavoro senza avere colpe, insomma se sei licenziato, tu puoi accedere. Solo qui a Toronto c'è stato un abbassamento delle vendite di casa del 64%, ed il tutto naturalmente è collegato, perché se non c'è più lavoro, se non puoi più lavorare, non puoi più pagare un mutuo. Lo Stato canadese non ti lascia solo, perché ha approvato un fondo di emergenza che si chiama CERB, a cui tu puoi accedere se nelle ultime 57 settimane hai versato tasse. Insomma, se nelle ultime 57 settimane hai lavorato, hai diritto ad accedere a questo CERB, a questo fondo. Naturalmente un sacco di canadesi, un sacco di studenti hanno perso il lavoro e sono stati a casa, e appunto perché molte aziende hanno chiuso. La ricezione di questo CERB, di questa cassa integrazione statale, che in Italia è stata molto lenta, anzi tutt'oggi non so se alcune persone hanno ricevuto il loro assegno. Qui, una volta applicato online sul sito del governo, si ricevono i fondi nel giro di 2-3 giorni. Sicuramente a differenza con l'Italia, perché naturalmente seguo i social italiani, i social canadesi, e vivendo qui, insomma, nella vita normale, reale in Canada, non ho visto situazioni critiche come quelle che ho visto in Italia, ovvero polizia, fare multe così senza senso, o crisi perché una persona non mette una maschera o non porta i guanti. Qui non è obbligatorio e, appunto, come ho detto prima, l'unica legge in atto è il distanziamento sociale, quindi stare 2 metri di distanza dalle altre persone. Quindi, Music Traveler, come hanno passato i canadesi e come hai passato tu questa quarantena? Sicuramente non è stato una normale esperienza di vita, a parte il lavoro che fortunatamente per me non è cambiato, e a parte le uscite con gli amici, appunto l'incontro con gli amici anche qui a Toronto. Sono 2 mesi che non ho contatti sociali con loro o con la mia famiglia canadese, e non è stato semplice. Naturalmente non è come non è stato semplice per gli italiani, non è stato semplice per nessuno. L'unica differenza è che abbiamo avuto l'opportunità di comunque continuare a uscire, magari fare una passeggiata o fare un'escursione in montagna. E a parte questo, davvero non è cambiato molto qui in Canada. Sono stato un po' in giro in questo periodo, sono stato alle cascate del Niagara a vedere altri parchi naturali, e la differenza, insomma, sostanziale è la mancanza del turismo. Penso di aver detto un po' tutto riguardo il lockdown canadese. Se non fosse così e siete affamati di altre informazioni al riguardo, lasciate un like, così io capisco che volete altri video sulla quarantena a Toronto. Io vi invito nuovamente a iscrivervi al canale,
a cercarmi su Instagram, dove appunto ogni giorno posto stories riguardanti Toronto, riguardanti il Canada. Vi ricordo ancora che stanno arrivando tantissimi video sul canale alla scoperta della provincia dell'Ontario, perché per il momento posso viaggiare solo in Ontario. E saranno quei video che piacciono a me, nella natura, alla scoperta di cascate. Come ho detto, sono stato nella mia gara, quindi mi raccomando, non perdetevi i video in arrivo. Con questo è tutto. Ciao Travelers.